Strabondi, oggi vi presento un bel camioncino e guardate qui, è ovviamente un Mercedes modello Axor, quindi versione 4x4 dell'Actros, gomme differenti, vedete, ci siamo trovati qui proprio perché stanno aspettando di cambiare le gomme, quindi capite che sono un bel po' che sono in giro. Qui c'è la mini lavastoviglie. Facciamo soltanto un giretto per fuori, poi andiamo anche dentro. Qui un po' di sospensione med balestra più aria, differenziale che ci vorrebbe sul camietto. Qui c'è Mirko, ecco lì, il padrone di tutto. C'hanno i due cerchi per le gomme perché sono venuti qui appunto a fare il cambio gomme, aspettandole dall'Europa perché qui costano una follia, e con l'occasione hanno fatto riverniciare i due cerchi. Stessa cosa che faranno anche con i cerchi delle quattro gomme a terra. Molto semplice, come vedete, scala esterna, quindi senza l'abbassamento. L'altezza da terra del piano è veramente ragguardevole. Non troppo lungo, non troppo corto. Ecco, secondo me questa è la dimensione giusta tra distanza assi e anche come sbalzo posteriore. Lo sbalzo posteriore potrebbe essere studiato un po' meglio, secondo me. Vi dicevo, cellula molto semplice, cellula tutta in fibra, per cui una signora cellula sicuramente, riportata sugli angoli con l'acciaio, ma la parte interna è fibra imbottita ovviamente. È molto molto semplice ed è quello che forse mi piace proprio di questo tratto, di questo camion. Guardate comunque il livello di coibentazione, c'ha comunque un bello spessore. Internamente hanno aria condizionata sia in cellula sia davanti, piccola connessione utilizzabile solo per le emergenze ovviamente. Aggiunta di un cassone esterno, lo vedete qui. Che cosa vi posso dire? A me piace molto, perfino per il colore, perché sapete che è il colore che io adoro. Dopo andiamo dentro anche a vederlo. Primo tentativo, sbaglio le impostazioni e metto il time lapse. Ovviamente dobbiamo rifare tutto. Here we are another time with Mirko and with his truck that as we can see is a Mercedes Axor. Okay, nice to meet you. Roberto, we are old friends. Really old. Yeah. We met for the first time in St. Petersburg, in St. Petersburg, St. Petersburg. Yeah. And now we are in? We're in Paraguay. In Paraguay, perfetto. Okay, so something about the engine of this truck. Okay, so we have a six-cylinder engine with 280 horsepower and route about 6 liter cubic. Okay, so it's a good engine for this kind of truck. It's sufficient. Why don't you put an Fiat engine? I think it won't fit. Sì, okay. Politically correct. Okay. Come si dice? Okay. How many years is old? The truck itself is from 2007 and the box is made 2013. So around about 11 years right now. 11 year right truck. Can you tell me something about the box? The box is in total, it's 5 meters 60 long. Yeah. And it's made out of fiber. Then we have foam and fiber, so it's 6 millimeters in the thickness. Okay. And it's quite good isolated, and so we don't have any problems if it's cold, if it's hot. So everything is quite good. Can you speak about the difference from these trucks and that trucks? Because these are another trucks of other friend. Yeah. But I saw that the difference is very big, like the size of the tire. But the truck is very low than your. The main why?
Yeah, it's quite simple because this is a military truck and this is a commercial truck. That's the difference why we are so high and we have different types of tires. And also, like the gearbox or the transmission is changed to military use, so we're lower in the gears and cannot go as fast as they can. So maximum speed is 85 and then it's done. 85 for me is more than enough. So we can go inside? Yeah. Let's go. Follow me. Thank you. So now this is your home. How many years that you stay on the road? On the road, altogether we stay right now like 3 years. But we first, where we met in Russia, that was our first tour for 1 year. Then we paused for 2 years. And then 2022 we started again in Mexico. Wow, Mexico. Okay, can you show me something about this box? Yeah, box. So everything here is electric. Maybe we can do like I could explain later. Mm-hmm. So there we have our oven. It's electrical and it's also a microwave. We have, and we already checked it for the pizza. That's nice. Yeah, fridge with a small freezer inside. Up there, it's only the trash, and here is the wastewater. That's a tank for the wastewater. The tank for the waste. Yeah. Okay. And it's inside because if it's freezing outside, you don't need a heating system or Okay. Is in the box. Then we have like the There's a connection into the cabin. Wow, that's is it comfortable? I saw some trucks that this connection was very very little. Yeah, this is really nice. Seems like another fridge. Seems like, but I guess it's a little bit hotter inside. Yeah, right now. I feel it because you have the aircon. Yeah. In both sides. In the box and there in the truck. Yes. Perfect. Okay. So, and there we can swing the door, like we can make a big bathroom. So, and we can swing inside. So, have a look. That's our bathroom. And so, this is the big bathroom. Yeah. So, it's, that's a separate toilet. So, we separate the hard stuff and urine. And we, it's quite comfortable. Yeah, so you don't need too much tank. No, nothing. Yeah, no water at all. Good solution. Yeah, I prefer this one. Yeah. And this side you have it's our shower, and of course storage. All the people that live in a car, in a truck, need to do this kind of thing. We can go in the other side. Show me something about this control panel. So this is the skiller control that if we're connected to the main grid with a cable, then we can control the amps going into the car. Okay. So and my wife. Hello. She was swimming. And just for the followers, we need some girls as well. Yeah, I paid for this. We are joking, obviously. No. You bet all my money. Yeah, so let's come back to the charger. Yeah. So we just can control how much amps going into the car. So some campgrounds are the fuse is only like 10 amps. And if you can reduce. Yeah, I can reduce so the fuse doesn't blow. Okay, this is a good solution. This one is to control the heater. That's the heating system. Yeah. There we just switch on our inverter to convert like to 24 watts we have in the whole truck to 230 because everything is powered with 230. That's just how you can see how much amps and and the voltage and everything. Then on the right hand side, that's the water tanks. So two water tanks and one gray water tank. Perfect. Okay. And the fuses over here, it's quite simple. It's 24 volts because everything like what's running on 24 volts is on this side. Yeah.
Then we have 12 volts, some like for charging your phone or something like that, or the fan. It's all 12 volts, and that's 230 volts. So we also have like fuses for 230, and that is different steering, like for pumps and audio and everything else. Yeah. What do you think about the domotica in the trucks for overlanding? Like the different light, the control by Bluetooth, this kind of thing. Nothing. It's better to think nothing. Because if something breaks, you cannot. Like it's more difficult to fix in the menu, or it's difficult to fix and on the road always something breaks, and so less electronics the better it is. Yeah, and we know something about this. Okay, now here there's all you need to cook, and here obviously there's the dinette that's comfortable. You can make some other two beds here, and your bed, yes, of course, with the AC. yeah. Can we go outside to see what there's inside in the garage? I think that you can go. Sure. Let's go. Or there's something more to see around here, because I love the simple solution, because there's not too much to speak, but because it's simple when you travel to fix and to... Kind of. Depends what it is, but mostly you get the spare parts. Sometimes, even for the truck, it's quite good, because Mercedes is also in South America, in Northern America, so it's quite good having a Mercedes instead of a MAN or a different kind of car, because everywhere you get spare parts, and if not, they can repair it. Yeah, in Uruguay, if you remember, that was leaving the engine of a man to put the engine of a Mercedes. Yeah. Because here in South America, the Mercedes is like you can find the replacement part everywhere. Yeah, that's true. So, South America, Mercedes. Yeah. Okay, we can go. Yeah, okay. So here, it's under the bed, it's quite storage. Right now we have like not packed everything, because tomorrow we're leaving. So the beer. Beer and wine, and what do you need, and spare parts, everything, and the minimum to survive. Yeah, of course. Which rope, something similar, is the same in the other side. Okay. And then we have like a washing machine. The washing machine. Yeah. And everything that you sup need. And pump and like a tent and the water supply. Where are the batteries? The batteries are under the dinette. So it's only here the batteries for the truck. For the truck, right? Yeah. For the truck is here. The truck are like 24 volts, so we have two batteries, and inside we have two battery banks, like 24 volts each, and 300 amperes each as well. So in total we have 600 ampere hours, and it's can be enough. Because everything is powered as well from solar panels. Okay. So, quite good. And which size of tires do you use? We use 14. So Continental, because you like Continental, or? No, it's only the choice between Michelin and Continental. And we have like the 14.0R 20. We only could use this size of tires because of the gearbox and the transmission. So it's only the only size we can drive. Okay. When we normally go to see some comparison like this, we don't go inside here. That is the... I just make it longer. Okay. I love this moment. Ecco, I'm here, in the most important place of these trucks. Can you explain me something about this dashboard? Yeah, it's a so we can. So not too much for my belly, please. So it's a normal truck. So you have the rounds per minute and normal speed. Okay, speed RPM. Fuel, okay. And the pressure for the air pressure, because everything is working with air pressure, like the brakes and everything. Yeah. So trucks always use air pressure. And quite easy. Climate, all the different differential locks. Okay. So we can lock like in the center, in the back, and in the front. Okay.
and that is just for the transmission to engage a little bit more. High and low? Yeah. Ah, okay. So here you have only the gear. Yeah, it's eight shift gear. How many? Eight. Eight gear, yeah. Okay. That can be enough. It's enough. Yeah. Totally sufficient. So not automatic because it's no. No. Yeah, but for choice or no? It was you like the configuration at the military. Normally, it's those ones. Okay, yeah. It's more simple to fix in case. Yeah. Okay, and what is it? This is for the rear view camera, so I can switch the camera on, and that's already it. Here we have the hole, like in the military style. But from outside, it's very difficult to see. From outside, you don't see it. It's just it's before it was like for the military, and right now I just use it to go on to the roof. So the I don't roof, need yeah. a ladder because it's really high. Yeah. And yeah, so yeah. we use it just for an entrance onto the roof. Beautiful. Oh, so thank you for this tour. Yeah, you're very welcome. I'm jealous about your truck. I don't think so. No. Think about because obviously that for me is something like a dream. Okay. I broke my. It's obvious that for me a truck is something like a dream, but I have a good dream. However, there. So thank you. You're very welcome. Grazie. Yeah. Con gusto. Con gusto. Ciao. Ciao, ciao. Continuiamo però il giro perché vi mostro da fuori anche un altro bel mezzo. Visto che siamo qui tutti in campeggio assieme. Mercedes Axor. Qui invece andiamo su un Man. Questo è un po' più attempato, ha un po' più di anni. Però ha fatto anche molti più chilometri e ha visto molti più paesi. Paesi diciamo non tanti perché è stato comunque soltanto in Sud America, però basta e avanza. Vediamo un po' di differenza intanto a cominciare. Intanto vediamo, vabbè, la dimensione delle ruote nulla a che vedere veramente, però vuol dire tanto e vuol dire poco. Quindi abbiamo un po' meno luce a terra, abbiamo l'abbassamento della porta di là, invece vedete la porta molto alta con la scala molto alta, qui basta una scalettina di 3 gradini, lì ce ne vogliono 7-8. E questo può fare una grossa differenza sulla comodità, specialmente all'accesso ovviamente. La casa che ha fatto la cellula è la stessa, quindi angolari in acciaio e pareti in fibra. Qui hanno lavorato un po' di più su quello che è l'angolo d'attacco posteriore. C'è un motivo però, perché qui siamo molto più bassi e a parità di sbalzo l'angolo doveva essere tagliato. Qui abbiamo uno sbalzo comunque lievemente più lungo. Dopo molti anni che loro viaggiano qui, come avete visto, hanno installato il sistema gonfia sgonfia girevole con il collegamento semplice a tubo. Fa voglia perché qui con $300 te lo montano sulle quattro gomme. Fa voglia però su una macchina, intanto specialmente su una parte sterzante, potrebbe essere un problema. E in più, per dove vado io, li spaccherei sempre continuamente in un attimo. Per un cambio secondo me sono una buona soluzione, anche perché mi raccontavano che per esempio in una situazione come quella di oggi, semplice, guardate, soltanto un po' di erba, stando lì fermo più di un giorno, due, con la pioggia che è venuta, mi dicevano che se non avessero potuto aspettare che l'erba si fosse asciugata, sarebbero rimasti lì, perché con il peso del cambio basta veramente poco dente e le gomme magari un po' belle gonfie che non riesci più a muoverti. Questo mi ha sorpreso perché, cavolo, è una cosa impattante, è una cosa molto, è un handicap grosso, ecco, mettiamola così. Per cui, cosa nuova che ho imparato sui camion, sull'erba. Mi dicevano che l'erba per i camion è qualcosa di brutto, brutto, brutto. Loro sono svizzeri che però hanno, vedete, il camion ormai targato Paraguay, perché è un po' di tempo che vivono da queste parti. Un'altra piccola chicchetta che a questo punto, girando, l'avete vista e che vi vado a mostrare da fuori. Questi li conosco meno, sarà difficile chiedergli se posso fare un video, ma ci proviamo dopo. Eccolo qua, questo qui è un bellissimo anti sprinter. Loro sono svizzeri, comprato furgone in Svizzera, rimatricolato in Montana, come vedete, e anche loro sono qui da più di 10 giorni, ed è il tipico viaggiare che comunque spesso ritrovo. Viaggiare è un mezzo nomade quando fai la scelta e dici mi vado a godere questi posti, perché in realtà sono posti molto molto economici,
e con poco fa il signore. Questa è la semplice realtà. Tra un po' andremo a fare un giro di questo parco, un parco veramente grande. La temperatura oggi sta salendo molto. Vi mostro anche dove mi sono posizionato, perché in questi giorni ho lavorato in macchina, ma da 4 giorni a questa parte la temperatura è salita molto e quindi ho dovuto cambiare postazione per poter lavorare un po' più agevolmente, perché purtroppo ho scoperto che per l'ennesima volta l'aria condizionata è andata a puttane. Grazie per la seconda volta a quella ditta a cui avevo fatto anche un video, che mi ha detto sì abbiamo saldato tutti i buchi e io sono ancora a piedi. Eccomi qua, c'ho il mio computerino, le mie cose. Questa qui è una sala per matrimoni, ma non essendo usata, il titolare del campeggio ci ha lasciato la possibilità di usarla come vogliamo. Bene, questi erano Mirko e Yvonne. Avremo tempo nei prossimi video di conoscerli un po' meglio, visto che rimarrò 10 giorni in questo campeggio con loro. Ma volevo tornare un attimo a questo camion qui e a un video che farò qualche giorno dopo, ma che voglio unire qui per completezza di informazione. Qui, mentre se ne vanno, vi racconto due cose su questo camion invece. Sono un po' più riservati, quindi non me lo fanno vedere alla camera, però ve lo racconto. Loro hanno scelto di usare le batterie normali. E un'altra grossa differenza, mi allontano perché adesso stanno partendo, un'altra grossa differenza che hanno confronto il camion che abbiamo mostrato prima è che loro hanno tutto a 220 volt. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche le pompe dell'acqua, frigoriferi, qualsiasi cosa, realmente è tutto a 220, quindi hanno un pacco batterie messo sul gavone, questo qui posteriore, su questo gavone qui, che va da un lato a quell'altro del camion. Sono batterie AGM, quindi vecchia tecnologia, non sono al litio, cambiate, mi dicevano anche poco tempo fa, parliamo di 4-5 kW di batterie, hanno i pannelli solari sopra, in più sopra la cabina qui, se serve, possono alzare anche il generatore eolico. Loro sono 17 anni che viaggiano con questo camion. Come avete visto dalla parte di là, l'unica gran differenza come cellula, che è fatta dalla stessa ditta, è che questa qui è un metro più lunga, quindi la parte, diciamo, del culo tagliato, chiamiamolo così, e hanno le tre scalini interni, quindi hanno la scala, come vi dicevo già ieri, la scala molto più corta di fuori. Per il resto cambia poco, ecco, quindi spiegavano che il loro cambiamento, la differenza per loro più grossa è proprio questa, che hanno scelto di non avere nulla a 24 volt, ma aver completamente tutto, quindi hanno separato il camion dal resto. E per il resto, diciamo che comunque, come avete visto, fanno un fuoristrada limitato a O, di Serrati, in poche parole. Eccoli qui, loro se ne stanno andando, una coppia settantenne, più o meno, mi sembra lei fotografa, lui giornalista, diciamo che avendo anche loro un canale YouTube, non ho capito perché non mi ha lasciato fare video, diciamo, mostrando, per poter dimostrare il camion. E questa è una cosa strana, forse una cosa un po' vecchia, ecco, le collaborazioni sono cose un po' più giovani.